Così ero anche a due persone, perché mi sarebbe venuto un rotto di pianto e via. Così io ringrazio il Dio, col merito di Santina Campana, e sempre la pregherò. Grazie. Dica la sua impressione. Io che devo dire? Sono venuto qui a Pescina come pellegrinaggio, mi sono trovato coinvolto come tanti altri e facciamo parte di una comitiva più che altro per pregare. Ho imparato a conoscere sta Santina Campana attraverso un libricino che mi è arrivato sulle mani. Sì. E questo libricino mi ha dato questo spunto. Il nostro parroco ha organizzato un pellegrinaggio, ho aderito, mi trovo qui coinvolto, mi sento di pregare con tutti i paesani raccolti, poi sento queste testimonianze maggiori, grandi, come fanno emozioni, non saprei che dire. Questa santa, questa ragazza che perlomeno ha letto l'opuscolo, che mi dà un certo senso che veramente nella vita ha sofferto, che sia stata ricompensata nel cielo, come tutti preghiamo, e che saremo sempre più buoni anche noi. Grazie. Grazie. Santina benedetta, per tua intercessione che carino tante benedizioni su tutta la terra e in particolar modo in queste nelle famiglie di queste persone che sono venute oggi qui a trovarti, per commemorare l'anniversario della tua morte. Santina, ti saluto ringraziandoti ancora e ti bacio, ciao. Se permettete vorrei chiudere io. Ho iniziato questa giornata con voi rappresentando l'Umbria e chiudo. Mentre il vescovo alla messa delle 10:30 parlava della parola di Dio e diceva che a base di tutto c'è l'umiltà, io pensavo a Francesco d'Assisi. Noi siamo dell'Umbria e facevo un'unione. Cioè, perché Santina è stata grande? Perché era umile, perché era semplice, perché è stata docile alla volontà di Dio, alla parola di Dio. Francesco di Assisi ha le stesse caratteristiche. Non per nulla sono morti tutti e due il 4 di ottobre. E volevo dire, chissà che è la provvidenza di Dio. 4 ottobre, 4 ottobre. Due santi che si incontrano, per noi, in modo particolare per noi umbri. Grazie, come ha detto questo signore che ha toccato con mano la spiritualità di Santina, ma grazie perché fa di noi uno strumento dell'amore di Dio. Amatevi perché nell'amore ci riunisce Dio. Ecco, è tutto. Parliamo ora di Santina Campana e la stampa, come la stampa si è interessata di Santina. Inizio questa testimonianza scritta con un articolo riportato dalla